Buongiorno a tutti amici sportivi, bentrovati, è veramente un sacco di tempo che non ci sentiamo e in un batter d'occhio praticamente, ragazzi, oh attenzione, è già Natale! Basta così che poi ci chiudono il canale. Buongiorno a tutti amici sportivi, bentrovati, che piacere essere nuovamente in diretta. Certo che questo attacco è stato un vero e proprio episodio di somaraggine acuta, ma insomma eccoci qua. E allora andiamo a vedere se riusciamo a collegarci con i nostri amici. Sì, ci siamo, siamo in onda, siamo contentissimi di essere ritornati. È passato quasi un mese dall'ultima volta che ci siamo visti in questa rubrica Il Punto del Venerdì. Ci siamo lasciati che facevano 40 gradi in queste 3-4 settimane, da 40 siamo arrivati a 45, ci siamo cotti veramente alla brace. Abbiamo fatto praticamente un mese di agosto, direi, in quasi tutta la penisola arrosto. Spero stiate bene, ragazzi. Vediamo se qualcuno si collega, se si è ricordato di questa rubrica, che effettivamente sono anni e anni che la mandiamo in onda. Un piccolo refresh di quello che significa questo momento che ci concediamo noi amici delle due ruote, strette o grasse che siano. È un momento in cui a ridosso del fine settimana si fanno un po' i conti di quello che è stato l'allenamento ciclistico della settimana e proiettarci verso il fine settimana ciclistico, raccontarci un po' di quello che è accaduto tanto nel mondo professionistico, ma soprattutto di quello che ci accade noi, a noi ciclamatori, nella nostra quotidianità. Cerchiamo di portare su questo canale i migliori allenamenti per cicloamatori. Lo facciamo praticamente da sempre, da quando forse esiste il digitale, esiste il web. Pensate che la nostra piattaforma ciclistica digitale ha aperto i battenti nel lontano 2010. È quasi il 2024 e siamo ancora qui a cantarcela, a suonarcela, eccetera eccetera. Salutiamo un po' di amici che si sono collegati, a partire da Gabriele Superchi, Claudio Termopoli, Massimo Carlesso, Tommaso Livotto. Vedo ancora gente che si sta collegando. È ovvio che dobbiamo riprendere ancora un po' i meccanismi, magari c'è qualcuno che è ancora in ferie e sta godendo di questo momento finale dell'estate, che con un po' il ridimensionamento delle temperature, ci sono delle giornate, ragazzi, che sono qualcosa di assolutamente meraviglioso. Come clima c'è un tepore assolutamente meraviglioso, a differenza di quello che è stato fino a una settimana fa. E diciamo che la calura ha interessato un po' tutte le regioni italiane, con un caldo che insomma c'è sempre stato al di là del cambiamento climatico. Non entriamo in polemiche politiche e quant'altro, il caldo penso che ci sia stato anche 100 anni fa. Anzi, addirittura probabilmente, per tagliarla corta, 100 anni fa i condizionatori non c'erano. Ora, con diciamo l'era moderna, con i climatizzatori, insomma, ruffianare un po' il caldo da una parte e dall'altra ci viene un po' più semplice da oltrepassare questi periodi. Bene, allora, la cosa che mi piacerebbe tantissimo condividere con voi, saluto anche Alex Cusini e Beppe Todisco, che li vedo ora appena collegati, mi piacerebbe sapere come sono state un po' le vostre vacanze, o quantomeno dal punto di vista ciclistico. Siete riusciti a fare diversi chilometri? Avete fatto degli allenamenti specifici? Avete fatto solamente della distanza? Siete andati in bicicletta per il gusto di dire mi guardo intorno? Oppure avete fatto delle vacanze dove, nella location che siete stati
avete trovato un gruppo velenoso e ve le siete suonate di ogni, dalla mattina alla sera, tutti i giorni? Insomma, se vi va di raccontare un po' quello che è stato il vostro mese di agosto, ben volentieri dal punto di vista ciclistico. Io mi sono fatto un po' un'idea di quella che poteva essere l'una e l'altra categoria, e cercare un po' appunto di rientrare nella nostra normalità, cercando di seguire quelle che possono essere state le vostre schilometrate o meno durante il mese di agosto, e quindi di dare delle indicazioni come riorganizzarsi per quella che è la seconda parte di stagione, il mese di settembre, meraviglioso, bellissimo, e una prima quindicina di giorni del mese di ottobre. Poi da lì ci sarà il famoso momento in cui il ciclamatore o comunque il ciclista dovrebbe in qualche modo staccare un po' la spina, rigenerarsi non soltanto dal punto di vista fisico, muscolare, ma anche dal punto di vista mentale, magari fare qualche altro sport e, perché no, appunto prendere coscienza di come riorganizzarsi per la prossima stagione, per far sì che la prossima stagione, attraverso nuovi schemi di allenamenti, intrecci o quant'altro, si possa riuscire a trovare qualcosa di meglio dalle proprie performance, o quantomeno cercare di trovare il gusto, la spinta emotiva per allenarsi ancora, trovare la motivazione per ritornare ancora, non lo dico con un taglio deprimente, cioè si ricomincia ancora a fare i rulli, quasi come per dire sei castigato a stare chiuso dentro a quattro mura. Ormai penso che questo concetto dell'allenamento dei rulli sia ormai superato, non sia più quella noia mortale come potevano essere i primi anni di allenamento sui rulli. Nel tempo, uno, si è dimostrata l'efficacia degli allenamenti sui rulli, la variabilità, la precisione, la sicurezza, il fatto di non ammalarsi durante il periodo invernale. Insomma, ci sono una fila incredibile di vantaggi che appunto restituiscono gli allenamenti sui rulli. Ciò non toglie che il sabato e la domenica si hanno più ore a disposizione per poter andare in bicicletta, un po' con l'attrezzatura che si è evoluta, ormai ci sono degli indumenti intimi e non, che ti permettono di poter diciamo andare in bicicletta anche con temperature piuttosto rigide. Quindi insomma, dei limiti non poniamocene e approcciamo a questa nuova stagione con un piglio deciso, stimolante, motivante, e che assolutamente grazie all'allenamento indoor riusciremo sicuramente a scavallare in maniera allegra, divertente e produttiva la stagione invernale. Ci si mantiene in forma, non si aumenta di peso, con ogni probabilità facendo le cose fatte bene si migliora anche dal punto di vista funzionale, e quindi insomma sono tutti dei vantaggi che possiamo appunto aggiungere a già quello che è il nostro patrimonio, il nostro possesso. Allora, Claudio Termopoli mi dice: dopo anni di vacanze senza bici, quest'anno puro divertimento e altimetria in Corsica, dove tra l'altro il rispetto verso i ciclisti mi ha piacevolmente colpito. Abituato al malumore che serpeggia nei nostri confronti in Italia. Questo è un bel messaggio e speriamo che arrivi anche appunto sul territorio italiano. Purtroppo, ragazzi, ce ne sono troppe di notizie che riguardano incidenti ai ciclisti. Ora ci sono degli studi per cercare, anche rispetto ai mezzi pesanti, lo leggevo proprio questa mattina, per vedere e cercare di allargare il campo di visione degli automobilisti che molte volte appunto guidando dei mezzi pesanti hanno degli angoli ciechi dove anche se la maggior parte degli incidenti sono causati da disattenzione o distrazione con strumenti elettronici al seguito,
Però insomma ci sono anche dei campi visivi che effettivamente sono nascosti e si sta cercando appunto di allargare a 360 gradi la visione anche di chi guida le macchine, che sono quelle che poi ovviamente creano un po' tutti questi appunto incidenti. Noi lato nostro dobbiamo ovviamente sempre rispettare, cercare di rispettare il codice della strada, dovremmo cercare di fare velocemente ad uscire dalle grandi città dove c'è una forte concentrazione di traffico, poi ovviamente nelle strade secondarie il ciclismo ha tutto un altro prospetto e profilo. Alex Cusini, vacanze a casa mia Livigno, 700 km per un 16.000 metri di dislivello. Qualcosa nelle gambe ce l'abbiamo messo, ora spero in un finale di stagione positivo. Di sicuro il dislivello, Alex, non ti manca, l'allenamento so perfettamente che specifico lo hai fatto, il motore sappiamo che ce l'hai, la voglia, che questa sicuramente è in cima alle priorità per fare bene, quando hai il desiderio di ottenere qualcosa, di puntare a un obiettivo, parte tutto da lì. Se sei convinto, se ci credi veramente, raggiungere un determinato obiettivo è sicuramente molto più semplice. E sono sicuro appunto che sarà una seconda parte di stagione con alcuni obiettivi che so perfettamente tu hai puntato, che otterrai veramente il grande bersaglio. Saluto Stefano Corrà, che a sua volta saluta tutti quanti, saluto mia moglie Sandra Beltrami, che ogni tanto nella pausa lavorativa riesce a seguirmi, saluto Giovanni Pagliuso, Valeria Braiato, Genzino Graziano, saluto anche lui che si è appena collegato, e un po' a tutti gli amici che vedo, William Salvioli, su questo ragazzi vorrei fare un piccolo appunto, perché l'ho visto questa mattina. Dovete sapere che William Salvioli è anche un ragazzo, insieme ad un altro che abbiamo invitato in una puntata speciale del Punto del Venerdì, ha partecipato per la quarta volta ad una manifestazione ciclistica che si chiama Parigi-Brest-Parigi. È una randonneur, non è una corsa competitiva. Lui quest'anno ha scelto di farla leggermente con un handicap in più, vale a dire la si può fare con qualsiasi tipo di bicicletta, chiaramente non a motore. E la bicicletta che ha deciso, nel pieno spirito del cane randagio, il significato della parola randonneur, come lo si faceva una volta, cioè con le biciclette d'epoca. Lui penso che abbia scelto, mi perdoni l'annata, una bicicletta del 1930 con un rapporto anteriore di 42 denti ed un singolo rapporto posteriore di 24 denti, ha portato a casa i 1200 km della Parigi-Brest-Parigi con circa qualcosa come 10.000 e 500 metri di dislivello, con una bicicletta che non aveva nemmeno i freni, e vi posso garantire, avendola provata nella via in pianura, se non metti giù i piedi non la fermi la bicicletta, è una cosa inaffrontabile. Peraltro mi diceva che stamattina che i primi 400 km addirittura li ha fatti con la ruota nella versione scatto fisso, poi si è concesso la rotazione della ruota libera e non più della ruota appunto a pignone fisso. Bravo William, hai fatto veramente un'impresa straordinaria, non è più un giovanotto, non ha 30 anni, non ne ha nemmeno 40, non ne ha nemmeno 50, ne ha un po' di più. È stata un'impresa veramente straordinaria. Bravo, chapeau. Alberto Colangelo, ciao a tutti, uscite in gruppo sfruttando le ore più fresche, ma la condizione stenta, forse per il caldo, non saprei, ma personalmente fatico a recuperare. Cosa consigli Fabrizio? Ovviamente il quadro andrebbe individuato in maniera personalizzata, ovviamente con tutti quanti desiderano avere una consulenza con il sottoscritto, ben volentieri. E bisogna vedere a ritroso il carico di allenamento che hai fatto, quanto tempo di recupero ti sei concesso,
E lavorare e uscire nelle ore più fresche, questa è la prima cosa che mi balza all'occhio e che con ogni probabilità potrebbe essere la causa di questo momento, diciamo, statico. Non diminuisce la condizione, ma stenta un po' a crescere. Il fatto di allenarsi al mattino presto per godere delle ore più fresche può essere un vantaggio per il fatto che appunto non ci si allena ad ore particolarmente calde, ma togli molte e preziose ore di sonno uguale di recupero. Questa potrebbe essere, fra le altre diverse cause, quella che non ti permette di riuscire a fare un po', non dico quel salto di qualità, ma di ottenere quel livello di forma tuo desiderabile e che vedi adesso un attimo stenta ad arrivare. Dal mio punto di vista adesso magari la situazione è anche cambiata, quindi magari ti puoi allenare in ore del giorno che non sono più al mattino presto, quindi non togli più il tempo al sonno e al recupero. Magari se vedi che ancora un attimo fai fatica, magari rallenta un po' le uscite a livello di intensità e fai alcune uscite ad intensità un po' più blande per 3-4 giorni, massimo una settimana, e poi vedi se sei riuscito a ritrovare quelle energie che ti permettono di allenarti in maniera più intensa. Lo capisci e lo riconosci subito dal fatto se appunto il tuo fisico reagisce a questo stacco, a questa ripresa delle energie, perché altrimenti è un po' come dire sono in riserva. Ogni volta cerco sempre, tento sempre di allenarmi in maniera intensa, ma sono già in riserva, è come se tu andassi a pescare e a raschiare sempre dal barile. Devi cercare in un certo modo di recuperare, di tornare su, di rifare un po' il pieno, e il pieno lo si fa recuperando e togliendo un po' di intensità e anche di volume, quindi riducendo un po' a 360 gradi il carico. Ciò non significa che uno non possa andare in bicicletta, ci puoi andare, ma con ritmi decisamente più moderati, e in questo modo si recuperano un po' più di energie. Fai appunto alcuni rilevamenti su di te e vedi se nel giro di 5-7 giorni queste energie, stando a queste appunto suggerimenti, ti ritornano e avrai probabilmente ancora l'energia per poter affrontare la seconda parte di stagione. Poi, per affrontare la seconda parte di stagione, ragazzi, ho in mente alcune strategie, ci sono delle novità incredibili che stanno per arrivare, e fra poco di queste ve ne parlerò. Intanto saluto anche Dario Tealdi che si è appena collegato, e quindi andiamo ora, diceva William Salvioli, attenzione che sta salutando, sì, Parigi, Brest, Parigi da masochista puro, bici inizio 900, single speed mai più 48x20, era il rapporto appunto che aveva utilizzato. Io sono stato abbondante, ti avevo assegnato un 24 di dietro, era un 20, mamma mia, che roba, incredibile. Allora, per tornare a collegarci al discorso di prima, nel caso in cui tu sia come è stato per Claudio Termopoli, che ha fatto un sacco di dislivello, è uscito più volte con gli amici, per chi ha affrontato delle vacanze di questo genere con la bicicletta, sicuramente viene a casa con un patrimonio di chilometri e di dislivello piuttosto abbondante. Chi è in questa categoria di ciclisti che hanno usufruito o potuto, anche se magari non in ferie, ma stando a casa, fare diversi chilometri e diverso dislivello, sicuramente si è accumulato una quantità appunto di lavoro che ti permette di essere idoneo per la seconda parte di stagione. Cosa consiglio a queste persone che hanno fatto tanti chilometri e tanto dislivello? È chiaro che adesso magari si è ripreso il lavoro, ci sono meno ore a disposizione di conseguenza, 3
magari le ore di luce non sono più quelle di giugno e di luglio, magari non hai la pausa pranzo, cercare di puntare sul volume, salvo il sabato e la domenica, mi viene difficile pensarlo, durante la settimana in questo periodo e poi andando incontro a settembre e ancora peggio in ottobre. Quindi chi ha avuto la fortuna di poter fare tutto questo volume di lavoro, basta soltanto una, massimo due volte a settimana, di un paio di allenamenti di qualità, specifici, anche di un'oretta, un'oretta e mezza, e ti posso garantire che il sabato e la domenica tutte le cartucce che ti sono rimaste da sparare le puoi tranquillamente avere nella tua fodera delle cartucce, delle frecce da sparare. Quindi per chi ha fatto questo tipo di approccio col mese di agosto, ecco che mantenimento due volte alla settimana, un'orettina il martedì, un'orettina il giovedì, fatta come si deve, arrivi al sabato e alla domenica lucido, pulito e brillante come non mai. Per chi invece nel mese di agosto la moglie non ti ha lasciato portare la bicicletta, hai dovuto lavorare e quindi non sei nemmeno riuscito a fare i chilometri che pensavi di poter portare a casa, tantomeno non hai fatto del dislivello, ecco allora qui bisogna fare dei conti diversi. Si spera che magari lo hai fatto nel mese di luglio o di giugno, cioè che la quantità, il volume di allenamento lo hai fatto nei mesi precedenti e in questo mese di agosto magari ti sei concesso una pausa di un paio di settimane, vuoi per motivi contrattuali familiari o vuoi perché proprio c'era nelle tue intenzioni un rallentamento del chilometraggio e del dislivello, ti sei preso un attimo di pausa, va vista come, adesso rientro ancora nella bolla, cerco di ritrovare quella condizione che mi permette di essere ancora interessante dal punto di vista prestativo per il mese di settembre e per il mese di ottobre, facendo che cosa? Allora bisogna fare i conti quando c'è un momento di stop, un momento di pausa, che alcuni fondamentali tipo la forza e il potenziamento un attimo si perdono per strada. Quindi il mio suggerimento è, quando ritorni in bicicletta, se proprio sono 15 giorni che non l'hai mai presa in mano, è chiaro che il primo e il secondo giro sali sulla bicicletta e cerca un po' di riprendere confidenza, se non fosse altro per la posizione, per il paio di ore che ti puoi concedere, per vedere se il colpo di pedale te lo senti ancora tuo, in confidenza, oppure c'è qualcosa un attimino da aggiustare. Magari nel mese di agosto ti sei concesso anche qualche sgarro alimentare e ti devi un attimino rimettere a posto, diciamo che le prime 2-3 uscite sono di riordinamento generale, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista aerobico e anche per rimettere un attimino in ordine dal punto di vista alimentare tutto quello che è stato magari appunto durante il mese di agosto. Fatto questo, che possono passare quei 7-10 giorni, si deve ripartire magari con alcuni lavori specifici. Io onestamente ti suggerirei, in una settimana, a inizio settimana, di inserire dei lavori di forza, forza pura, in bicicletta potrebbe essere il corrispettivo delle partenze da fermo o delle ripetute su cavalcavia, sono un ottimo risveglio della forza pura, forza esplosiva, forza dinamica, questo farlo il martedì, e il giovedì magari basarti su una seduta di allenamento votata all'agilità. Questa è la prima settimana. La seconda settimana introdurre dei lavori di potenziamento che potrebbero essere fatti in una salita al 4-6% e il giovedì ritornare a sgasare un po', vale a dire fare dei lavori a soglia, Z4-Z5, lavorare sul VO2 Max, tratti brevi, alti del VO2 Max o magari parte bassa del VO2 Max estesi per 2, 3, 4 o 5 minuti. Ecco, questa potrebbe essere
un'idea in 2-3 settimane, uno ritorna ad essere sicuramente bello, pronto, preparato, così come lo era prima. Uno magari può fare anche due conti, ma come Pitte, fra 2 settimane siamo già alla fine di settembre. Il ciclismo ha un po' queste regole, al di là di alcune eccezioni che in 3 giorni si mettono a posto di nuovo, chi invece mi arriva da un periodo di inattività per 2 o 3 settimane, il passaggio, se non vuoi fare delle cose forzate, un po' magari rischiose, e ritornare ad essere in forma, l'1-2-3 a mio avviso è questo. Prima settimana ricondizionamento generale, seconda settimana forza e agilità, terza settimana fare dei lavori di potenziamento e VO2 max. Da lì in poi ti posso garantire che ritorni ad essere il ciclista top che eri prima. E questi sono appunto 2 indicatori per 2 scenari che si possono essere appunto effettuati durante il mese di agosto. Ci sono delle novità, ragazzi. Noi durante il mese di agosto abbiamo lavorato in maniera massiccia, abbiamo lavorato perché personalmente ho anche un intervento nuovamente al quale mi devo sottoporre e ho usufruito dei mesi estivi per poi dopo fare quello che c'è da fare. La data è il 26 di settembre, quindi insomma c'è stato il tempo per poter creare questa nuova serie di allenamenti di cui vi avevo parlato poco prima di quando abbiamo terminato appunto il nostro punto del venerdì per il mese di agosto. Magari qualcuno se l'è ricordato, altri hanno proprio appreso la notizia così in maniera piuttosto veloce. Siccome è un progetto molto ma molto importante, impegnativo, noi questo progetto ve lo vogliamo descrivere in maniera dettagliata. Questa riteniamo che per i tempi che abbiamo a disposizione non sia la sede idonea per andare veramente dentro alla materia e per scoprire di che cosa appunto tratta questo nuovo progetto del metodo PIT. Abbiamo fissato una data importante per noi, spero anche per tutti quanti voi, per lunedì. Questo lunedì, non mi ricordo più che data sia, lunedì quanti ne abbiamo? Vado a vedere, torno subito, voglio essere preciso. Allora, oggi è il 1° di settembre, quindi lunedì sarà il 4 di settembre. Lunedì 4 di settembre alle ore 21 sul canale YouTube Pit Club faremo una puntata dove andremo veramente nel dettaglio e nella spiegazione in che cosa consistono questi allenamenti crudeli. Guardate che il titolo è esattamente la fotocopia di quello che saranno questi allenamenti. È una cosa veramente, crediamo di poter dire, innovativa. Ci abbiamo sempre messo la faccia, uno, noi nelle nostre proposte, a volte eravamo fuori tempo e mi rifaccio, visto che adesso tutti parlano di forza applicata al ciclismo, forza da un punto di vista multifunzionale, della multidisciplinarietà, cioè di abbinare al ciclismo degli allenamenti con sovraccarico o allenamenti funzionali, insomma degli allenamenti a secco che sono fuori da quello che era l'idea di un ciclismo. Quando abbiamo iniziato a proporre questa roba qua era completamente una cosa fuori da ogni ragionevole concezione. Noi abbiamo iniziato a fare questo tipo di approccio con l'allenamento multifunzionale. Ci saranno persone che mi seguono e che erano in palestra con il sottoscritto, quindi sanno perfettamente di quello che sto parlando. Nel 2004-2005 eravamo già in palestra a incrociare degli allenamenti con un'attività a secco multifunzionale, poi abbinata agli allenamenti sulla bicicletta. Ne abbiamo fatte di ogni,
perché abbiamo mescolato delle sere divise dall'allenamento a secco a quelle in bicicletta, abbiamo fatto sedute di allenamento con proposte a secco e successivamente in bicicletta, abbiamo fatto delle proposte bicicletta, allenamento a secco, bicicletta, allenamento a secco, bicicletta, ne abbiamo fatte di ogni, ci siamo presi un sacco di insulti, ci siamo presi un sacco di parole. Ma che cosa state proponendo? Su che basi scientifiche vi appoggiate e quant'altro? Vi giuro, era il 2004-2005, adesso ci sono delle puntate, dei webinar dappertutto su come applicare la forza nel ciclismo. Vabbè, insomma, questa cosa a noi fa piacere che ci siano altri che hanno visto situazioni vantaggiose dalla pratica dell'allenamento multifunzionale applicato al ciclismo, quando prima non era assolutamente accreditato, non era credibile un approccio del genere, quando invece oggi come oggi appunto ci sono tutte una serie di prove e riprove a testimonianza del fatto che un ciclista, se vuole avere un maggior rendimento, una espressione di funzionalità fisica decisamente più armonica ed equilibrata, il passaggio, l'intraprendere questo tipo di allenamento funzionale è sicuramente per gli amici ciclamatori estremamente vantaggioso. Attenzione, poi magari uno fa il parallelo coi ciclisti professionisti. Ciclisti professionisti, ragazzi, a volte noi dobbiamo prenderli come esempio, perché chiaramente sono quelli che danno spettacolo, sono quelli che ovviamente propongono sempre delle cose innovative, è il loro mestiere. Se vedete un ciclista professionista, come si può pensare che un ciclista professionista stia bene? Non sta bene. Se lo vedete da qua in giù, è una persona muscolata, è una persona ovviamente con dei muscoli ipertirati. Se lo vedete da qua in su, sembra quasi uno scheletro, sembra un anoressico, perché al ciclista professionista di avere mezzo muscoletto in più, cioè avere anche quella tenuta dal punto di vista del tronco, lo fanno il minimo sindacale, ma che questo non porti dei muscoli aggiuntivi, perché è un peso aggiuntivo da portarsi dietro. Quindi non possiamo pensare di avere l'identikit del ciclista professionista noi ciclisti amatori. Dovremmo tenere un po' di più alla nostra salute, e quindi la nostra salute consiste nel fatto di avere un equilibrio fisico un po' più armonico. Ecco perché per noi il nostro credo sportivo, la nostra visione di come ci piacerebbe essere come ciclamatore completo è quella di avere appunto non soltanto la parte inferiore iperdotata e la parte superiore scheletrica. Non è questa la visione del ciclista che piace a noi. Poi ovviamente ognuno è libero di fare le proprie scelte, le proprie conclusioni. Ciò che proponiamo noi nei nostri allenamenti è quello di avere un po', insomma, una multifunzionalità, chiamiamola così. Saluto due cari amici che sono Francone Scarpone, è un po' di tempo che non... un po' di gamba ti è venuta. No, questa è sempre stata così. Ciao Francone, mi fa piacere rivederti ancora. Come mi fa veramente piacere vedere il Moto Man Carlo Zannantoni. Tutto bene Carlo? Tutto in ordine? Mettimi soltanto un pollice in su, poi avremo occasione sicuramente di sentirci ancora. E mi fa piacere appunto vederti in diretta. Beppe Todisco dice: gli allenamenti crudeli si faranno insieme all'allenamento del metodo PIT 3.0? Assolutamente sì. Siccome ci sono un sacco di ipotesi, un sacco di intrecci, un sacco di mix per come utilizzare al meglio questi nuovi allenamenti crudeli, vi invito tutti quanti
lunedì sera alle ore 21 al Pit Club, dove noi ci siamo fatti una dozzina di domande e risposte rispetto a perché dovrei fare questi allenamenti, quando dovrei farli, a cosa servono, a chi servono, sono adatti a tutti, ci sono delle restrizioni, insomma, tutta una serie di domande che abbiamo immaginato possano essere le domande più ricorrenti. Noi intanto queste risponderemo a tutti questi appunto interrogativi. In più, se da parte vostra ci sono alcune domande che volete fare in diretta o anche se non in diretta successivamente nella diretta di lunedì sera, scrivete e sicuramente cercheremo di portare tutti quelli che sono gli argomenti per farvi conoscere questi allenamenti crudeli. Oltretutto abbiamo pensato di distribuire questi allenamenti in una maniera abbastanza particolare. Saranno disponibili dall'8 di settembre, da venerdì 8 di settembre, puntata per puntata, e ognuna di queste puntate verrà appunto messa a disposizione ogni 15 giorni. Anche per questo c'è un motivo, c'è una spiegazione che daremo appunto lunedì sera. Ma lunedì sera offriremo la possibilità di aderire a questi allenamenti crudeli. Attenzione, perché ce ne sono 10 che trattano un argomento specifico e 5 che ne trattano un altro estremamente specifico, e tutti questi potranno essere fruibili anche in un'unica soluzione. Ma questo lo diremo e vi diremo in che modo e in che maniera sarà possibile farlo appunto lunedì sera alle ore 21 nel Pit Club. Mettetevelo nelle notifiche, fatevi un appunto, anche noi ci prenderemo carico sicuramente di avvisarvi. È una cosa che riteniamo essere estremamente particolare, estremamente originale, e ci teniamo tantissimo a spiegarvi da dove è nata questa idea, su che cosa si basa questo tipo di allenamenti, quali risultati ad oggi possiamo dire di avere ottenuto, e soprattutto ce ne sono tanti dei perché dovrei, a te che sto parlando in questo momento, fare questi allenamenti crudeli. Ci sono tanti motivi per cui uno possa aderire a questa nuova tipologia di allenamenti, ma ce ne sono anche tanti dei motivi per cui chi se ne frega degli allenamenti crudeli. Quindi siamo estremamente aperti a qualsiasi tipo di scelta uno abbia nei confronti del ciclismo. Non siamo mai stati qua ad etichettare quelli bravi, meno bravi, buoni, forti o non forti, quelli che fanno allenamento in un modo piuttosto che un altro. Noi siamo sempre stati quelli che pensiamo che la bicicletta, ognuno spinge la sua e ognuno la spinge a modo suo. Non c'è il più bravo e il meno bravo. Poi ci sono tante proposte per fare appunto del ciclismo. Allora ragazzi, io direi che tutto quello che c'era da dire in questa puntata lo abbiamo descritto. Ci sarà veramente tanto di cui parlare in questo lunedì, in questo prossimo lunedì 4 di settembre. Mi raccomando, notatevelo, segnatevelo, perché insomma ci teniamo veramente tantissimo a spiegarvi di questa nuova cosa. L'abbiamo prodotta fra maggio, giugno e luglio, e vi dico anche il perché in anteprima, vi dico anche perché sono serviti 3 mesi. Allora, un mese è servito per essere fisicamente in ordine per poter sottoporsi a questo tipo di allenamento. Giugno e luglio sono stati i tempi tecnici per poter fare questi 15 nuovi allenamenti crudeli. Serviva appunto il tempo per essere idonei alla performance.
ma serviva un adeguato tempo di recupero per poi fare la seduta successiva, e quindi sono occorsi appunto 2 mesi. Il mese di agosto ci stiamo ancora lavorando sopra per cercare dei dettagli, per cercare di impreziosire la fruizione nel miglior modo possibile di questi allenamenti. Vi posso dire che sono compatibili ovviamente per tutti i rulli smart, tutti i rulli interattivi. Vi daremo la possibilità di usufruire di una applicazione semplicissima e a bassissimo costo per poterla applicare su qualsiasi tipo di rullo smart e anche quelli verso i quali questa applicazione non è compatibile. Abbiamo la soluzione per poter integrare questi allenamenti in qualsiasi tipo di rullo che magari ha un sistema operativo abbastanza chiuso, ma siamo riusciti ad entrare e appunto inserire i nostri workout in maniera del tutto automatica. Quindi anche da questo punto di vista la scelta sarà poi personale, ma vi possiamo dire che i nostri allenamenti, tu clicchi play, se hai un rullo con la funzione ERG, lui sulla base della FTP che tu hai impostato, dall'inizio fino alla fine dell'allenamento girerà completamente in automatico, ok? E prima di chiudere vi volevo dire la differenza che c'è fondamentale e totale fra quelle che sono state le proposte del metodo PIT sino ad ora. Il metodo PIT è una serie di programmi di allenamento che puntano alla preparazione, al condizionamento, all'adattamento verso una specifica branca del ciclismo. Abbiamo affrontato, è stata una nostra idea, una nostra invenzione, quella di creare, confezionare un pacchetto di allenamento che prima nel ciclismo, vi garantisco, non c'era. Non sto dicendo queste cose solamente per fare il fenomeno o meno. Nel 2002-2003, quando si è messo insieme questo pacchetto di allenamenti, forza, potenziamento, agilità, V2 Max e finitura, chiamatelo come volete, ma è una serie appunto di allenamenti che puntano a condizionarti dal punto di vista della forza, e ci sono determinati esercizi che vanno appunto in quella direzione, così come per il potenziamento, così come per l'agilità, eccetera eccetera. Quello è un modello di allenamento di preparazione, di condizionamento, di adattamento generale, che fai corsa in circuito, fai medio fondo, fai gran fondo, corri in pista, vai in mountain bike, fai cross country, fai delle marathon. Questo tipo di condizionamento generale vale per tutti. Non è che sia un'esclusiva per una categoria o piuttosto che un'altra. È un condizionamento generale. Solitamente viene collocato nei mesi invernali, dove l'accesso, la possibilità a fare delle uscite durante la settimana è pressoché impossibile, salvo per chi ha la pausa pranzo di 3 ore, o salvo per chi è un turnista o un libero professionista che si può prendere 3 ore anche nel periodo invernale. Ciò che manca, al di là della temperatura, al di là che le probabilità di pioggia, neve, freddo e quant'altro sono altissime, il fatto è che a noi ciclisti, che sia uno di Bolzano o uno di Bari, mancano le ore di luce. E allora attraversare questo periodo di 5 mesi pensando di fare allenamento soltanto il sabato e la domenica è un po' poco e non è conveniente, e appunto ci sono queste alternative, queste possibilità di allenarsi sui rulli con tutta una serie di condizionamenti che, se piazzati appunto da novembre a marzo, ti permettono, uno, di andare a condizionarti, adattarti in tutti questi che sono i fondamentali del ciclismo moderno. In più, non ti ammali, come potrebbe essere appunto uscire frequentemente durante la settimana, mantieni sicuramente il peso in linea, hai degli adattamenti che diversamente farli fuori quando ci sono 3 gradi
pensare di fare delle partenze da fermo o fare dei lavori specifici quando ci sono due gradi, non è che la cosa sia impossibile, non è particolarmente gradevole, e questi sbalzi di temperatura fra quando fai una ripetuta magari di 2-3 minuti ti alzi con la temperatura, poi ne stai altri 3 o 4 con la temperatura che si abbassa e con 2-3 gradi, tac, è lì che ci si blocca, ci si ammala, eccetera, eccetera. E diventa anche onestamente poco piacevole. Ma questo è, ripeto, è anche un po' il nostro modo di vedere l'allenamento. Poi se a qualcuno piace uscire a meno 2, se a qualcuno piace fare le ripetute di notte in una zona industriale, noi non lo criticheremo mai, anzi sosterremo questa sua scelta. La nostra è una proposta e cerchiamo appunto di farvela conoscere e di portarvela con tutta la più onesta e sincera, appunto, onestà lavorativa. Bene, allora stavo dicendo che questi allenamenti, a differenza del metodo Pitte, non puntano alla preparazione, condizionamento, adattamento. Questi allenamenti crudeli puntano solo esclusivamente alla performance. Le zone prevalenti in questi programmi di allenamento sono tre zone: la 4, la 5 e la 6. Punto. La fase di riscaldamento quasi non esiste. Per accorciare i tempi e per fare una cosa molto 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 concentrata e ristretta, ci sono istituzionalmente 3 minuti di attivazione, non è nemmeno un riscaldamento adeguato di un quarto d'ora come facciamo negli altri programmi di allenamento. Il defaticamento sono 3 minuti, ma sono istituzionali. Poi se chiaramente qualcuno vuole iniziare prima e finire dopo non c'è nessun problema, ma il protocollo, che peraltro dura da minimo 59 minuti a massimo 61 minuti, tutte le proposte sono appunto di un'ora, pronti via, si comincia subito a menare e sono allenamenti totalmente prestativi. Qui non c'è più il fatto, oltretutto, di dire lo facciamo a una determinata cadenza di pedalata perché con questa cadenza di pedalata andiamo a condizionare A, i muscoli, o B, il lavoro metabolico. No. È come se io ti dicessi andiamo domani mattina a fare lo Stelvio e io ti impongo di farlo a 60 pedalate o ti impongo di farlo a 80 pedalate. Lo farai ovviamente in base a come ti piace, a come ti viene meglio e più istintivo pedalare e a come credi di poter generare più potenza, più velocità. Quindi le pedalate, la cadenza sarà totalmente libera di fare per ciascuno di noi. La guida che darà il sottoscritto è: ti porto in una determinata situazione esattamente come quello che succede quando esci con i tuoi amici e sei dentro a quella situazione gas aperto, oppure sei in una gara dove evidentemente, se c'è gara, se hai il numero attaccato alla schiena, non penso che si vada in gara per dire ciao vecchio, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Non credo proprio. Penso che in gara, pronti via, si vada a tutta. Per chi ha il desiderio di fare una robina del genere, per chi ha il desiderio anche magari non facendo gare, ma vuole sfidarsi, sfidare i propri limiti, vedere fino a che punto ci si può spingere in avanti, trovare questi nuovi accordi con il tuo fisico, beh, questi allenamenti crudeli sono quello che serve appunto per andare decisamente oltre. Bene, allora Nicola Montesano, un caro saluto, mi piace vederti in diretta, ciao Nicola, diceva che William confermo per condizionamento e adattamento, se alla Parigi-Brest-Parigi, 1200 km per quasi 12.000 metri di dislivello, fatta single spin, le ginocchia mi hanno retto, lo devo anche al metodo Pitt. Grazie mille, troppo buono per la testimonianza a William Salvioli.
Bene ragazzi, una buona parte di cose le abbiamo dette anche oggi, ma la maggior parte dei dettagli e tutte le proposte ve le faremo lunedì sera al Pit Club. Mi raccomando, lo ribadisco ancora, intanto saluto il caro amico Mauro Bernardi, dice un saluto a tutti, io sto andando a carbone, che peraltro pare stia tornando di moda, dai che scherzo, potrebbe essere un'idea abbandonare il carbone e approcciare a questa nuova avventura che non ha delle limitazioni né di età e né di categorie. L'unica limitazione è se lo desideri o non lo desideri fare. Ma a me piace sempre questo aneddoto qua, riportare, quale che sia la tua vena ciclistica, c'è chi ce l'ha in maniera innata, ha sempre il coltello fra i denti, c'è a chi piace la competizione e a chi piace meno la competizione, ma la metto sempre giù in questo modo qua: vai a giocare a tennis con il tuo compagno di lavoro nella pausa pranzo, è chiaro che tutti e due non puntate a fare Wimbledon, non puntate ad andare dentro i 100 giocatori della ATP, quindi andate a giocare per puro divertimento. Ma se vai a giocare con il tuo compagno di lavoro, la pallina, quando gliela butti di là, gliela butti facile o gliela metti nell'angolino là? E quella cos'è? Non è sfida? Non è competizione? Non è voler cercare di vincere, anche se non vai a Wimbledon? Allora, anche noi non saremo mai ingaggiati dalla Ineos o dalla Jumbo Visma. Alla nostra età probabilmente non faremo, anzi sicuramente non faremo i ciclisti professionisti, ma possiamo sicuramente accendere una sfida, e sarà una sfida senza fine se accettiamo di metterci in gioco. Ok? Un'ultima, Signorelli il bello, ciao carissimo, ciao Pitte, ma questi allenamenti vanno fatti finito il pit invernale o durante il pit? Prima, durante e dopo questi allenamenti si possono, e ve lo diremo, ve lo dimostreremo, collocare in qualsiasi momento della stagione, perché c'è sempre un motivo, e qui la chiudiamo, per fare un allenamento crudele. Ciao a tutti, è stato un piacere, ci vediamo lunedì sera nel Pit Club per la presentazione ufficiale di questi nuovi, nuovissimi allenamenti crudeli. Ciao a tutti, buon weekend e grazie per aver partecipato di nuovo. Gas! Yes!